chiaro che a fronte di un nuovo debito soltanto per gli anni 2013-2014 di oltre 90 milioni di euro da parte della Gori, abbiamo convocato tutti gli attori regionali e la Gori stessa per capire quali fossero le intenzioni. Quello che è preoccupante è che a fronte di una società che da 15 anni in maniera strutturale continua anno per anno ad accumulare milioni di euro di debiti nei riguardi della Regione, la Regione, andando contro il parere espresso dal Consiglio stesso per il tramite della Commissione Ambiente, sollecitato dal Movimento 5 Stelle, voglia concedere una nuova rateazione. Quello che emerge pure è che quelli che sono i debiti della Regione, della Gori nei riguardi della Regione, la Regione li anticipa in bilancio, vuol dire far ricadere su tutti i cittadini di questa Regione debiti che riguardano soltanto un ambito, che è lato 3. Questo è un comportamento fortemente scorretto, che reputiamo scorretto. Ancora emerge che la Gori non fa manutenzione degli impianti, vuol dire che dopo la convenzione trentennale ci riconsegnerà degli impianti idrici e di depurazione che saranno malandati, quindi è un danno ulteriore che si fa alla collettività. Per questa ragione la prossima settimana abbiamo convocato la Commissione Trasparenza per proporre una nuova risoluzione. Gli atti che fa il Consiglio devono essere attuati dalla Giunta e dalla Regione, non è possibile che la Regione prenda delle determinazioni diverse. Se lo fa, se ne assume la responsabilità e deve spiegare perché.